Sono tornato qui a chiedere alla signorina altro riso, visto che ogni tot ce lo dà. Purtroppo ho guardato, ma no, non c'è soluzione. Magari mi sto scervellando per niente, eh? Magari c'è un oggettino del cavolo, comunque, boh, un passaggio che non conduceva a nulla. Però, vabbè, il nervoso rimane. Beh, pazienza, dai, è andata così. E come Sono mai? felice che tu sia qui, Shinobi dell'erede divino. Qualcosa non va? Non è niente di serio, ma soprattutto il tuo riso. Aspetta, non hai un bell'aspetto. Riposa. Sì, capisco. Cosa posso fare? In che senso? Posso procurarti qualcosa? Beh, allora vorrei mangiare un loto. Va bene. Vuoi mangiare un lotto? Io ce l'ho il lotto, eh. Sei venuto a trovarmi, Shinobi dell'erede divino. Consegna il lotto. Ho trovato un loto. Mi hai davvero portato un loto? Mangialo. Sì, grazie. È dolce e saporito. Bene. Shinobi, tendi la tua mano. Ma va Non hai bisogno di esitare. Tendi la mano. bene. Sì, Un ricco raccolto per anche perché mi sembra abbastanza affidabile, voglio te. Ti dire. ringrazio, Shinobi dell'erede divino. Il raccolto è ricco grazie al lato che mi hai portato. Vorrei che ne dessi anche all'erede divino del retaggio del drago. Lo farò. Riso, ah, pensate, riso per Kuro, riso compasso tra le mani della fanciulla celeste del ristoro. Preparato come un dono per Kuro. Il riso è prezioso, ok, il mio più grande desiderio è che l'erede divino del retaggio del drago stia meglio. Kuro sarà felice di riceverlo. Ma volentieri, signorina. Forse gli abbiamo chiesto troppo riso, per quello stava male. Può essere, non lo so. Allora, torniamo alla stanza di Kuro, glielo diamo subito. Meno male sono partito a registrare. Come ho visto che non si sentiva bene, ho dato il via, perché se no ci perdevamo tutto. Ok, allora. Sono venuto con un po' di riso. Lupo, sei tornato. Sì, ho qualcosa per voi, Lord Kuro. Qualcosa per me. Ecco qui. Hai dato il riso a Kuro. Questo è riso. Sì, la fanciulla celeste del Tempio Senpo mi ha detto di darvelo. Davvero? Allora gliene sono grato. Si direbbe riso buono. Ogni chicco luccica. Quando lo si morde, ha un sapore dolce. Morde? Lupo, il riso è molto più buono cotto. Mio sire. Dunque, ti piacciono i dolci? Mangio qualsiasi cosa. Quindi non ti dispiacciono i dolci. Bene, ti preparerò qualcosa di buono. Qualcosa di buono. Pazienta, aspetta e vedrai. Ti Ok. preparerò qualcosa di buono. Qualcosa di buono. Ah, ok, no, a Stai posto. andando, Lupo, con. Mio sire. Va bene. Ritorno dalla signorina, mi dice qualcos'altro, no? A parte Emma, vediamo. Sono felice che. Ok. Consegna la bevanda. Che bevanda? Ah, liquore della scimmia, ma lui l'aveva apprezzato. No, aspetta. Ma non ho semi. Mastro, a quanto la tua espressione Aspetta. per. No, non voglio darlo a lei. Un attimo. Liquore della scimmia. Proviamo a darlo. Se lo vuole. Perché l'avevo dato allo scultore e gli era piaciuto. Ok. A lui. Sekiro, che cosa si racconta su di essa? Stando alla Oh, fanciulla Madonna. celeste del Sancta Sanctorum, chiunque sfoderi la lama mortale incontrerà la morte. Il che significa che solo qualcuno come te può brandirla, quindi? Quando ho sfoderato la prima volta la lama mortale e ho visto il suo bordo vermiglio, anch'io sono morto. Capisco. La lama vermiglia. Ascolta, Sekiro, con la lama mortale puoi uccidere gli immortali. Quell'arma è davvero terrificante. Non trovi? Cosa stai cercando di dirmi? Ora quella spada ti appartiene. Chi o cosa ucciderai? Devi essere sicuro della tua risposta prima di sfoderarla. Ok, consegna la bevanda. Vediamo il liquore della scimmia. Sì. Ecco un po' di sake. Ah, Sekiro, mi conosci bene.
Ma pensa, il liquore della scimmia. Ah, allora è così che ci si sente a sputare il fuoco. Sai qual è l'altro nome di questo sakè? No. Non lo conosci? Lo chiamano il vino Shura. Ne ho ucciso uno molto tempo fa. Uno Shura, o qualcosa di molto simile. Cos'è uno Shura, esattamente? Chi continua a uccidere, prima o poi diventa uno Shura. Non ricorda più nemmeno perché. Completamente rapito. Uccide per la semplice gioia di farlo. Lo vedo anche nei tuoi occhi. L'ombra di uno Shura. Dammene motivo e ti ucciderò. Farai meglio a tenerlo presente. Capisco. Urca. Ci ha minacciato, eh. Ok, vediamo. La lama morale. Ok. A posto. Ciao. Che c'è? Oh, ah, perché ho mosso i vasi, vabbè. Quelli di sotto sono agitati. Va bene. Allora. Torniamo un attimo dalla signorina celeste. Voglio vedere se avendoglielo consegnato magari mi dice qualcosa. Shinobi dell'erede divino, sei il benvenuto qui. Consegna il loto, chiede il riso. Ti chiedo scusa. Il riso. Ok. Vuoi te ne do un altro? Sì, vuoi? Ho portato un loto. Mangialo. Sì. Oh. Ecco, no, visto che ti piace. Non c'è niente di meglio di un loto. Una bontà senza pari. Capisco. Ok, boh, posso. Arrivederci, Shinobi dell'erede divino. Che il raccolto ti sia Ok, grazie. A posto, va bene. Chiedo più niente. Beh. Ok, allora, dicevamo... Dovevamo continuare... Da dove? Dalla valle... buddista, ecco. Non riesco a pronunciarlo, quel nome lì strano. Abbiamo dei malati di sangue di drago, anzi uno. Adesso, appena incontro un boss... Così ne approfitto e posso usare resurrezione, posso morire più volte. Dopo averlo sconfitto, li curiamo. Io andrei giù così, però. Questo qua cos'è? Un gorillone? Ah sì! Oddio. Scimmia guardiana. Oh madonna santa! Porca vacca. Aspetta. Porca, cos'era? Veleno. Mamma mia. Mi ha preso. Aia. Beh, direi che no, muoio anche perché è qua l'idolo. Ecco, stavo appunto dicendo, appena è un boss. Vabbè che si poteva intuire che quello era un boss, effettivamente. Ok, adesso posso morire quante volte voglio, sto tranquillo. Però contro di lui devo provarlo il fuoco. Non so se gli fa qualcosa, vediamo. Allora, vado sparato. Non mi hai preso, Vieni qua. Oh, sì! Interessante. Ok,
Vai, 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 vai. Ammazza. Vabbè, al secondo tentativo è andata bene. Ma infatti il fuoco non sembra, ma dà una grande mano. Controlliamo, ma... Oddio. Ma... No, non me l'aspettavo. Ma scusa, è immortale allora. Beh, non vedo. Aspetta. Non so. Da terrore. Ah, risorgo. Hopla. Aia. Aspetta. Visto che dà terrore. Ok. Aia, no. E vabbè. Cazzarola, non me l'aspettavo. Anche perché gli avevamo mozzato la testa, voglio dire, come faceva a tornare in vita? E invece. Però vorrei fare tutto, allora sto pensando. Vabbè, il fuoco possiamo usarlo adesso e ci fa risparmiare magari qualche fiaschetta. Dopo è efficace, ma non si rotola come fa adesso, quindi no, mi sa che il fuoco è giusto usarlo ora. Ok. Mi ha preso. Aiuto. Ok. Maciulato. No, m'ha ucciso. Porca vacca. Allora, l'abbiamo battuta una seconda volta. Cioè, anziché seconda volta, lo sto dicendo un'altra volta. E aspettiamo che torni in vita. Dai. Io continuo a colpirti. Aspetta. No. Qua. Siamo un po'. Ok. Vediamo, Allora. Via. Allora. No. Non fa così, aspettiamo. Ok.
Oh, avevo intontito, cazzo. Non saperlo. Aspetta. Aspetta. Mamma mia. Ok. Fa più o meno sempre le solite mosse, per quello. Però aia. No, lì non va bene. Fin qua. Aia. Calmiamoci un attimo in tutti i sensi. Ok. Ok. Porca, no, nell'angolo no. Dai, dai, madonna. Oh. Ok. Un attimo di calma, per favore. Non disperiamo. Ok. Pianino. Calma. Vacca, ma ha preso all'ultimo. Occhio. Aveva un parassita. Siamo sicuri che sia morto? Sì, sì, ok. Ah, sai. Ok. Ricordo scimmia guardiana. Il ricordo di una battaglia, ok. Il ruggito della scimmia guardiana è ancora vivo. C'è chi dice che averne i vermi sia il marchio degli immortali. Ah, dito sottile. Il dito sottile di una giovane donna, adattabile alla porta di Shinori per diventare uno strumento prostetico. Trovato nel ventre della scimmia guardiana e parzialmente digerito. Esiste una tecnica Shinori per far inferocire gli animali con un fischio, che si evince dai fori del dito.
Questo era il modo in cui lo utilizzava il suo precedente proprietario. Ah. Pensa a te. Allora, aspetta un attimo. Prima riposiamo. Ok. Poi miglioriamo la forza d'attacco. Ok. Ok, poi viaggiamo. Andiamo a metterci subito, penso l'ultima, visto che non ci sono più spazi oscuri nei potenziamenti. Ok. Cos'hai lì? Dove hai preso quel dito? La scimmia guardiana della forra. L'ho trovato nella sua pancia. Capisco. Pensare che fosse nella pancia di una scimmia. Fammelo vedere. Lo monterò sulla tua protesi. Ok. Adatta. Fischietto. Ok, vediamo. E infatti quello che mancava. Questo qua. Abbiamo un sacco di materiali, sì è vero, però alla fine, come ho detto, l'unico che usiamo tanto è il fuoco. Poi gli altri, cioè per carità, diventeranno super potenti, ma mi sa che non riuscirò a potenziare al massimo qualcosa. E il lanciafiamme comunque è di qua. Lanciafiamme, ascia, Sabimaru e Shuriken. Quindi se voglio potenziare il lanciafiamme al massimo devo andare di qua, praticamente. Si fare così. Con questo qua ho visto diventa un vero e proprio lanciafiamme. E poi non lo so. Vabbè, ok. Ce n'è di roba comunque. Allora, sarà più ospitero? Va bene. Ok, vediamo sto fischietto, non so. Qua, fischietto. Il suono richiama l'attenzione dei nemici attirandoli. Se agganci un nemico è possibile attirare solo quest'ultimo. Ah, attiri i nemici? Ma scusa, vabbè sì. Potrebbe essere utile, però. Vediamo. Vediamo se lo fa. Però tre emblemi consuma, eh. Cioè tanto per attirare un nemico. Non lo so, rimettiamo. Cos'è che avevo lì? Ah, la castagnola molla, sì. Ok. Allora, bene, proseguiamo da. Anzi, andiamo a fare. Un attimo, una capatina. Giusto per. Così, per prassi, visto che ho finito il riso. Ok, l'ho usato. Shinobi dell'erede divino, sei il benvenuto qui. Non è che mi dai. Shinobi dell'erede divino, questa volta il riso è cresciuto rigoglioso. Ora, tendi la mano. Per favore. Donaci la grazia di un ricco. Ok, grazie. Grazie. Questo riso è se dovesse servire. Ok. A proposito. Che il raccolto ti. Va bene, vediamo se adesso che ho battuto il boss. Ah, a proposito, adesso che ho battuto il boss, guariamo assolutamente chi è malato. Ok. Perfetto. Siamo a posto. E poi torniamo nella stanza di Kuro. Vediamo se ha fatto qualcosa che ci aveva promesso. Non so cosa, ma. Che battendo i boss è come se vai avanti, appunto. Anzi, è come vai avanti nella trama. Quindi fai passare il tempo. Come forse ho già detto. Ah, no. Ok. Dov'è? Madonna, è qua, non l'avevo visto. Scusa se ti ho fatto aspettare, lupo. Bene, ora tendi la mano. Mio sire. Mochi alla zucchi, o mochi alla zucchi. Il dolce fatto da Kuro con il riso della fanciulla celeste conferisce un graduale recupero medio della vitalità e un recupero costante della postura. Quando il lupo aveva fame, suo padre gliene diede uno senza proferire parola. Era una delizia incredibile. Forse questo sarà altrettanto gustoso. Cosa? Mochi alla zucchi. Li ho preparati con il riso della fanciulla celeste. Mangia, non fare complimenti. Ah, me ne ha dati due. Ok. È un mochi alla zucchi preparato con il riso che mi hai dato. Mangia, non fa. Ok, basta.
Ok. Stai andando via, lupo. Mio sir. Non è che uno glielo posso dare alla signorina. Troppo timido per mangiare al mio cospetto. Va bene anche così. Ah, ma se vuoi lo mangio. Scusa, aspetta. È un mochi alla zumma. Vabbè, uno lo mangio, dai, mi ha dati due, uno lo mangio, visto, facciamo contento. Aspetta. Vediamo. È molto buono. Decisamente. Decisamente. Eh sì. L'abbiamo sprecato, ma va fa com'era niente. Com'era il mochi? Era delizioso. Ci scommetto. Mi è sempre piaciuto preparare dolci, fin da bambino. Mi intrufolavo sempre nelle cucine, nella tenuta irata. Forse un giorno, se avrò l'occasione, aprirò una casa da te. Ah, vabbè. Buon per te. Vedo che hai recuperato alcuni ingredienti per... Continua sì. Così. Ok, basta. Stai andando... Lupo. Mio sir. Ok. Tu mi devi dire niente? Sono felice. No. Mastro, a quanto la tua... Ok. Fammi tornare dalla signorina... Vediamo. Viaggia. Beh no, qua era. Poi proseguiamo di là. Dorme. Sì. No, Shinobi del... Aspettavo. Ah no, no, gliel'ho già chiesto. Grazie, il riso. Esageriamo adesso. No, quello là è rimasto. Sì, ce l'abbiamo qua. Ok, terremo da parte. Allora, adesso noi dobbiamo tornare qui. Stagno della scimmia guardiana, vai. E proseguiamo da lì. Perfetto. Oddio, dov'è? Aspetta. Oh madonna, qua. Dove andiamo a finire? Oh, che bello. È un fiore. Cogli l'oggetto. Loto del palazzo. Un fiore di loto bianco sbocciato nelle profondità della forra, dove l'acqua della sorgente si raccoglie profonda. L'aroma del fiore attrae le femmine di scimmia. La scimmia guardiana lo accudiva amorevolmente così da offrirlo alla sua sposa. È uno degli ingredienti del sentore della sorgente, necessario all'ere divino per la recisione immortale. Ok, abbiamo il lotto. Ah, basta. Ah. Quindi dobbiamo tornare da Kuro. Ah, pensavo di andare avanti. Cioè, dovevamo solo prendere un fiore. Ok. Allora torniamo. No, riposo, sbagliato. Qua, viaggia. Stanza di Kuro. Carissimo, dov'è? Sta leggendo. Sire, ho trovato il fiore per il sentore della sorgente. Ah sì? Sbocciava davvero nella forra? Sì, nella parte più profonda. Quindi è lì che si raccoglievano le profonde acque della sorgente. Sei stato bravo a trovarlo, lupo. Ah, a proposito, ho trovato qualcosa. Ho scoperto un altro profumo che dobbiamo procurarci. Quale sarebbe? Il sangue dell'erede divino del retaggio del drago. In altre parole, il mio sangue. Il vostro sangue? Ma sire, voi non sanguinate. Sì, è vero. Chi appartiene al retaggio del drago non sanguina. Ah, sì? Ma nelle stanze di Lord Genichiro ho trovato uno strano diario, appartenuto al paggio di Lord Takeru. A quanto pare, c'è un modo per farmi sanguinare. Per il momento ti chiedo di conservare questo per me. Diario della Maiko di Takeru. Una pagina di un vecchio diario scritto dalla Maiko di Takeru. Lord Takeru ha messo il braccio sull'incensiere e ha provato a tagliarlo con la spada, ma incredibilmente la sua ferita è guarita all'istante e non una goccia di sangue è stata versata. Diritomoe ha detto: senza quella il tuo sangue non può essere versato. Ora dobbiamo solo capire come farmi sanguinare. Forse dovremmo chiedere a Lady Emma. Come Cerusico senz'altro conosce bene il corpo umano. Sì, forse è in grado di aiutarci. Vediamo.
C'è una cosa che vorrei chiedere. Sì, di cosa si tratta? È possibile far sanguinare l'erede divino? E perché mai vorresti farlo? Il sangue dell'erede divino è necessario per ottenere le lacrime di drago dal regno celeste ed eseguire la recisione immortale. Oh, capisco. È vero. Non esiste un modo normale per versare il sangue dell'erede divino. Ma tu possiedi lo strumento necessario. La lama mortale. Ok. Sì, eccoti qua. Nota, recisione immortale. Parte del libro della recisione immortale, lasciato da Takeru. Con la lama mortale in mano il mio sangue sarà versato. Col mio sangue il sentore sarà completo, il regno celeste arriverà. La decisione immortale sarà a portata di mano. Devo chiedere a Tomoe di aiutarmi con la decapitazione addirittura. Questo l'ha scritto Lord Takeru. Proprio così. Con la lama mortale potrai ferire l'erede divino e versare il suo sangue. Capisco. Con questo siamo un passo più vicini alla recisione immortale. Lo riferirò al mio sire. Certamente. Cioè, abbiamo un'arma di distruzione di massa sulla spalla, praticamente. Lupo, hai parlato con Lady Emma? Sì. E allora? Che cosa ha detto? Che è possibile con la lama mortale. Capisco. Quindi la lama mortale può versare il mio sangue? Sì, sire. Vogliamo provare? La lama mortale non dovrebbe mai essere sfoderata. Non c'è modo di sapere che effetto avrebbe su di voi. Bruciare l'incenso potrebbe proteggervi da ogni rischio. Sì. Se insisti, allora così faremo. Ok. Vedo che hai recuperato alcuni ingredienti per creare il sentore della sorgente. Continua con... Stai andando via, Lupo. Mio sire. Scusa, allora dobbiamo... Aspetta. No, questo non... No. Scusa, aspetta. Sono felice che... No. Mastro Lu, a quanto pare la tua espressione... Sì, ok. Non è che devo andare e venire per caso. Vedo che hai recuperato... Continua. Vado a fieta. Una roccia odorosa, un villaggio sacro. Tutto al di sotto, oltre il fondo del pozzo in cui ti sei svegliato, vicino alla Torre della Lu. Dicono che lì ci sia una voragine. Forse in quella voragine troverai ciò che giace al di sotto. Ma cosa intendeva il te? Ok, no. Vedi se... Vabbè, aspetta. E così il sempre in fiore è appassato. Esatto, ma si racconta che... Sì. Ciò che a trovare... Prima... Come desideri. Però forse stai dobbiamo trovarlo. Mio sì. Forse non abbiamo tutto, infatti abbiamo preso il fiore, però ci manca altro. Ci manca altro. Allora, però scusa, fammi vedere un attimo. Qua, per esempio, negli abissi di Ascina. Oltre alla foresta nascosta, meno che non ho visto io qualcosa. Pare strano. O magari ho fatto io una strada pensando che fosse l'unica. Essere, non lo so, devo andare a dare un'occhiata. Sì, andrò a dare un'occhiata un po' in giro, vediamo un po' dove possiamo proseguire. Poi anche il serpente, che cavolo, i frutti del serpente si danno a qualcosa, questo che li ho presi.